in compagnia di Raffaella Serrapiglia, gioielli e non solo, eleganza ma anche qualità e made in Italy. Raffaella, la tua idea di qualità? Beh, qualità e made in Italy è tutt'uno. Noi lavoriamo gioielli esclusivamente in Italia, abbiamo creato una linea fashion di cui stasera abbiamo potuto godere con gli abiti meravigliosi di Luigi Bruno, questa linea fashion che mi sembra che anche tu abbia apprezzato, e sono veramente felice, il brand sta crescendo vertiginosamente, ci stanno apprezzando in Nord Europa e sono felice di essere qui questa sera per Ant, per cui abbiamo creato anche un piccolo gioiello dedicato al Galà delle Margherite per raccogliere fondi ulteriori per aiutare questa nobile causa che porta avanti la Ant. Bravissima, finalmente abbiamo anche lo scopo, lo abbiamo sentito sussurrare tra le righe e Raffaella ci ha dato l'elemento che ci mancava. Allora Raffaella, mi hai parlato di brand che sta crescendo ed è vero. Con Mary Divice Domini, esperta di comunicazione, costume e quant'altro, abbiamo cercato di capire come si fa ad ingigantire, a internazionalizzare un brand. Tu che lo vivi, no? In prima persona, mi racconti come si fa? Quali sono gli elementi che servono? Chiaramente non ho la sfera di cristallo, ma posso dire che la serietà, la qualità del prodotto, l'essere testardi nel proporre il made in Italy a tutti i costi, le fiere, internazionalizzare il proprio brand è la forza di un'azienda in questo momento. Chiaramente stiamo lavorando sui social a livello quasi planetario, ma in modo molto 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 imponente, e questo ci sta dando una visibilità in tutto il mondo. Per assurdo piacciamo tanto in Russia e questo ci piace, però non dimenticarti dell'Italia. Grazie Raffaella, grazie a te, grazie a voi.